Ben ritrovati con la rassegna stampa, in studio con voi Rosario Moreno. Un'opera inutile, andai via sbattendo la porta. Questa volta sta ben attento a non farsi sfuggire neppure una parola contro l'ospedale alla Fiera di Milano. 21 milioni per 21 pazienti in terapia intensiva. Alberto Zangrillo, primario di anestesia e rianimazione alla San Raffaele di Milano, non vuole alimentare ulteriori polemiche. Ha detto basta critiche, voglio essere propositivo, voglio indicare una via. Milano 603 casi sospetti in 48 ore e solo 9 tamponi. A 18 giorni dall'inizio della fase 2 in Lombardia vi è ormai la matematica certezza che i dati comunicati in via ufficiale dalla regione non rappresentano l'andamento reale del contagio. Ci sono numeri che sono comodi da divulgare, altri che è meglio tenersi in tasca, come quelli scritti nero su bianco in un reparto riservato, in un report riservato. Coronavirus dentro i laboratori italiani che testano il potenziale vaccino. Iniziamo la produzione e poi i test dello Spallanzani, hanno detto. C'è chi lavora in partnership con la Jenner Institute della Oxford University, che sono avanti alla produzione del vaccino anti-Covid-19, come la Advent SRL, che fa capo alla IRBM SPA di Pomezia, e chi nella vicina Castelromano collabora con l'Istituto Spallanzani inseguendo lo stesso obiettivo dopo essere partiti dall'isolamento del adenovirus. C'è anche appunto come adenovirus di gorilla, così lo chiamano, come la biotech Reitera SRL, ma non solo, perché nella corsa italiana al vaccino contro il coronavirus c'è anche Takis SRL, che da anni lavora nel campo della vaccinazione genetica antitumorale e che adesso, iniettando direttamente il DNA plasmidico della proteina Spike nel muscolo, tenta l'impresa. Tutto a pochi chilometri di distanza, alle porte di Roma, in un'area nota per outlet commerciali e Luna Park. Scienziati di 3 aziende lavorano in quella che sembra una sorta di anti-Covid Valley italiana. Il Fatto Quotidiano.it appunto è entrato con le telecamere all'interno di questi laboratori. Giovanni Falcone, ricordo al CSM di Matteo, ha detto: prima di essere ucciso fu delegittimato, isolato anche dalla magistratura e dal Consiglio. Ardita dice basta ipocrisie, fu tradito e calunniato pure dai colleghi. A Palazzo dei Marescialli il ricordo dei torti subiti dal giudice ucciso a Capaci da parte delle altre toghe. L'ex PM di Palermo dice: prima di essere ucciso dal tritolo mafioso venne più volte delegittimato, umiliato e così di fatto isolata anche da una parte rilevante della magistratura. L'ex aggiunto di Catania ha detto che venne isolato, calunniato, accusato di costruire teoremi mentre svelava i rapporti tra Cosa Nostra e il potere. Gli venne contestato protagonismo, presenza sui media, di collaborare con col governo. Dall'ambasciatura a consigliere istruttore agli esposti, insomma, quando ad accusare il magistrato erano proprio i colleghi. Salvini scrive a Mattarella usando gli attacchi di Palamara per prendersela con tutti i PM: contro di me un'offensiva, mi venga garantito un processo giusto. Il leader del Carroccio, in vista delle udienze di ottobre del caso Gregoretti, in cui è imputato per sequestro di persona, i PM del capoluogo etneo aveva chiesto appunto l'archiviazione. Parte da un articolo del quotidiano La Verità per rivolgersi al Presidente della Repubblica. Strategia diffusa e largamente condivisa di un'offensiva nei miei riguardi da parte della magistratura, ha detto. Notizie da Napoli e dalla Campania. Coronavirus, brusca frenata del contagio in Campania, 10 casi su 6.000 tamponi. Sono 10 i nuovi casi in tutta la regione, ma i tamponi sono quasi 6.000. Si tratta di uno dei migliori dati dall'inizio della pandemia. Sapone venduto come gel antibatterico, sequestrati oltre 8.000 flaconi. I carabinieri del nucleo investigativo di Polizia Ambientale, Agroalimentare e Forestale, nell'ambito di un servizio di contrasto alla vendita di prodotti per la sanificazione non conformi alle norme sanitarie, hanno denunciato un 52enne di Poggio Marino per frode in commercio.
Ritorna la movida, drink e mascherine per il ritorno alla normalità. Dopo i giorni bui del lockdown, riparte la movida napoletana. Mascherine, sorrisi e stuzzichini dal Vomero a Chiaia. E non solo per i giovani, anche gli anziani e le famiglie hanno voglia di uscire, di incontrare gli amici, di mangiare un gelato, sorseggiare un drink seduti a tavolino, complice il tempo ritornato bello. Molti anche i volti noti del jet set partenopei intravisti, insomma, qua e là. Notizie da Treviso e dal Veneto. Prosecco giù i prezzi, vendemmia ad hoc congelata fino al 2021. Il consorzio dice c'è chi sta immettendo sul mercato vini e vino a prezzo stracciato. Vietato spumantizzare il nuovo raccolto prima di aver esaurito le scorte del 2019. Terapia intensiva vuota è la prima volta, insomma ieri nessun contagio ma due decessi negli ospedali, solo 28 ricoverati, nessuno in rianimazione. Presto per dire, per allentare, dobbiamo essere ancora prudenti, hanno detto. Case di riposo, l'emozione di rivedere gli affetti più cari anche se attraverso un vetro. La Zarivani di Fiere ha riaperto dopo il lungo lockdown consentendo le visite dei parenti agli anziani ricoverati, insomma. Treviso spara una fucilata al vicino, arrestato per tentato omicidio, ha atteso che rincasassi, ha fatto fuoco. Il ferito ricoverato al Cafoncello non è in pericolo di vita. In manette il 74enne trevigiano, insomma, che gli ha sparato. Benazzi dell'URSS 2 dice ai ragazzi ricordate le tremme, mascherine usate bene, metro di distanza e mani lavate. Appello ai più giovani, dice, siate i nostri alleati, parlate d'amore, rispettate le regole e dite agli amici di fare altrettanto. Dobbiamo battere questo virus letale. Notizie dal Friuli Venezia Giulia. Eroina e cocaina tra Friuli e Veneto, 13 arresti. Conclusa una maxi operazione dei carabinieri della compagnia di Sacile che hanno sgominato un vasto giro di droga. Si è conclusa all'alba di ieri una maxi operazione antidroga dei carabinieri della compagnia di Sacile che ha portato complessivamente all'arresto di 13 persone tra Friuli, Venezia Giulia e Veneto. Fiume Veneto avrà una nuova scuola secondaria grazie a fondi ministeriali. Il Comune potrà anticipare di un anno il cronoprogramma e affidare già quest'anno la progettazione dell'opera. La Giunta Comunale di Fiume Veneto ha approvato l'aggiornamento del piano annuale 2020 e triennale 2020-2022 delle opere pubbliche. Buone notizie arrivano dal fronte degli edifici scolastici. L'Italia non faccia tafazzi con l'Austria e Slovenia, si faccia sentire, non siamo gli untori d'Europa. Anche il sindaco di Gorizia, Diberna, chiede al governo di battere i pugni sul tavolo. L'immagine di Tafazzi rende bene l'idea di come l'Italia, come troppo spesso accade, abbia comunicato la vicenda del Covid-19 a livello internazionale. Commenta così il sindaco di Gorizia, Rodolfo Ziberne, continua, è vero, siamo stati i primi ad affrontare questa terribile epidemia, che poi però ha invaso tutti gli altri stati europei e il resto del mondo. Guarda caso, però, ogni paese ha gestito la vicenda a modo suo, con criteri assolutamente diversi l'uno dall'altro, compreso quello sulla valutazione di positivi e morti. Cade nei campi, scattano le ricerche, maxi spiegamento di forze nel dopo pomeriggio a Trasagis per trovare un uomo uscito per una passeggiata. Tempestivo soccorso nel tardo pomeriggio a Trasagis per un uomo di 42 anni di Gemona del Friuli che si era allontanato da casa per una passeggiata ed è caduto nei campi. A seguito del trauma subito, è entrato in stato confusionale, non è riuscito a rientrare né a dare l'allarme. Lo hanno fatto i suoi familiari che non lo hanno visto rientrare, comune appunto, e che hanno allertato la macchina dei soccorsi chiamando il NUE 112. E dopo aver rinvenuto la sua auto, sono scattate subito le ricerche in una zona circoscritta di campagna. Incidente in un'autostrada sulla A34 a Gorizia, scontro tra due mezzi pesanti, una persona è rimasta incastrata, un grave incidente stradale lungo l'autostrada A34 all'altezza di Gorizia nel pomeriggio di ieri, poco dopo le 17, per cause in corso di accertamento da parte della Polizia Stradale di Gorizia, intervenuta per rilievi e viabilità, si sono scontrati due mezzi pesanti e una persona è rimasta incastrata. Bene, cari amici, con questo è tutto. Termina qui questa edizione della rassegna stampa. In studio con voi Rosario Moreno. Buon proseguimento con la programmazione.
Thank you.